mondo scoprirai, molte cose imparerai. Flippy! Il mondo scoprirai, molte cose imparerai. Flippy! Questo camion dei pompieri è velocissimo! Hey! Sono io, Flippy! E oggi siamo qui al Keaton Children's Museum di Santa Monica, California! Sono molto emozionato perché so che qui impareremo tantissime cose nuove! Questa sarà un'esperienza fantastica! Andiamo! Ci sono un sacco di cose divertenti da esplorare! Venite! Oh, guardate qui! Sapete che cos'è? È una specie di giardino dove giocare è uno spasso! Dai, entriamo! Ecco, ci sono tanti blocchi di diverse forme e colori. Già, abbiamo un cubo blu e un rettangolo di colore rosso. E poi c'è anche un cubo verde! Wow! Sono tutti molto soffici e morbidi! Wow! È troppo divertente! Wow! È una galleria! E ora voglio attraversarla! Ci vediamo dall'altra parte! Era una galleria molto piccola! Ehi! Voi sapete che animale è questo? Vi do un indizio. È un animale che fa così. Già! Questa? Questa è una mucca. Ciao, mucca! È così carina. Guardate alle mie spalle! Sapete cos'è quello? Già! È un gigantesco elicottero da soccorso! Penso proprio che voi e io dovremmo entrarci e dare un'occhiata. Venite! Guardate questo posto! È incredibile! Bello! Questa è la cabina di pilotaggio. Già! All'interno dell'elicottero ci sono tutti i comandi necessari per farlo funzionare. Qui ci sono diversi quadranti e strumenti che vi indicano a che velocità andate e se avete abbastanza benzina. Wow! E sul soffitto c'è ogni genere di interruttore. Oh. Wow! Chissà a che serve questo bottone. Wow! Forte! Guardate, ci sono anche tante luci e spie colorate che vi dicono cosa sta succedendo. Già, c'è una fortissima luce bianca e una luce verde. E una luce rossa. Bene, è ora di decollare. È stato divertentissimo volare in elicottero! Continuiamo a esplorare! È un camion dei pompieri gigante! Oh oh! Però sembra che gli manchi un pezzo di ruota! E la ruota? Ah, è incastrata nel pavimento! Qui ci sono un mucchio di strumenti! Già! I veicoli sono incredibili. Gli elicotteri sono un po' come i camion dei pompieri perché hanno diversi misuratori e bottoni che servono a controllarli e si muovono velocemente. Ehi, io adoro il clacson dei veicoli. Saliamo a bordo, vediamo se funziona. Sto guidando il camion dei pompieri. Allacciamo le cinture! Ok! Si parte! Wow! Questo clacson suona fortissimo! Vediamo che cos'altro c'è! Oh! Wow! Avete visto? È una barca di salvataggio!
questa barca di salvataggio naviga in acque molto mosse. È molto divertente! E poi è morbida! Wow! Le onde stanno diventando molto alte e sempre più forti! Qui l'acqua è bella fresca, già! Forse perché è fatta di palline! Già! È davvero fantastico! Mi sto divertendo tantissimo a giocare insieme a voi oggi! Ehi, guardate qua! Assomiglia a una specie di cornice per quadri ed è enorme! Già! È un grande quadrato! E poi ha delle carrucole! E anche un volante! Quando giro questo volante... Wow! La barra si solleva e fa tante bolle! Vediamo se riusciamo a fare una bolla grandissima con questo gigantesco soffiabolle! Ce l'abbiamo fatta! Era una bolla straordinaria, non è vero? Ma è esplosa! Perché è quel che fanno le bolle! Diventano grandissime e poi... pop! Esplodono! Questo plastico è splendido! Ci sono le montagne, l'oceano e... anche un piccolo squalo! Questo squalo si sta divertendo tantissimo a nuotare nell'oceano! È velocissimo! Ha fatto un bel salto! E qui che c'è? È davvero fantastico! È un bel sottomarino! Già! E qui ha un'elica che gli permette di spostarsi velocemente sott'acqua e ho notato che c'è un bel subacqueo al posto di guida! Bene, credo che nuoterà insieme allo squalo! Guardate! Ecco, premendo questi grossi bottoni succederà qualcosa di incredibile e probabilmente anche qualcosa di acquatico! Siete pronti? Occhi puntati da quella parte, ma anche da questa parte! Procediamo! Ho deciso che premerò i bottoni al mio 3! 1, 2, 3! Avete visto? Wow! Ora premiamoli velocemente! Sembra che non gradiscano essere premuti velocemente, ma ci sono altre cose da scoprire nella zona acquatica! Ci sono tante barche! Wow! Guardate quante belle barche! Sono tantissime! Già, qui abbiamo... 1, 2 barche verdi! E... abbiamo... 1, 2 barche viola! E poi... abbiamo... Abbiamo 1, 2, 3 barche arancioni! Oh, che belle! Poi, se prendete una barca arancione e una barca blu, avrete le barche Blippi! Questo gioco è fantastico! È fatto di tante ruote ad acqua e getti d'acqua! Ehi! A quanto pare possiamo prendere questo isolotto e spostarlo altrove. Ciao ciao, piccolo polpo! Ehi! Sapete come si chiama questo animale? Già! Quella che vedete è una tartaruga! Ed è troppo carina! Wow! E guardate! Credo di poter entrare nel buco! Ehi là! Wow! Ora sono circondato dall'acqua! Questo granchietto è proprio buffo! Qui ci sono tanti animaletti! Wow! Ma credo che anche quel muro decorato sia tutto da esplorare! Vediamo di che si tratta!
Avete visto? Questa parete è magnetica e bianca. Già, è una parete enorme ed è magnetica. Significa che i quadrati come questo hanno piccole calamite che li attaccano al muro. Perciò, se prendete un quadrato e lo appoggiate alla parete, resta là! E poi, a volte, i magneti sono così forti che potete anche lanciarli e staranno su da soli! Wow! E potete creare tutte le forme e figure che preferite. Dunque, che cosa si può disegnare? Questi li sposto di lato. Partiamo da questo bel quadrato arancione che abbiamo messo lì. E poi prendiamo altri due quadrati arancioni. Che altro colore dovrei usare? Se abbiamo già usato l'arancione, usiamo il blu! Ok, allora possiamo cominciare con 1, 2 triangoli blu! Poi prendiamo anche 2 quadrati blu. Ora abbiamo quasi finito, ma credo serva un ultimo tocco. Uno arancione e anche uno blu. Vai! Questo è il castello magnetico di Blippi! Re Blippi! Che sciocco! Wow! Sapete cos'è questo? Già! Guardate! Questa rotella? Già! È un ingranaggio! Wow! Gira, gira! Già! Quando prendete uno di questi e mettete un ingranaggio vicino a un altro ingranaggio, facendo girare il primo, girerà anche il secondo ingranaggio! E ora la parte più divertente! Quando prendete un ingranaggio e lo unite a un altro, ne avrete 2 in movimento! Ma se poi unite queste 2 ruote a tutte le altre, gireranno tutte insieme! Il lavoro di squadra è un vero spasso, soprattutto se sei un ingranaggio! Wow! Siete tutti pronti? Bene! Facciamo lavorare in squadra gli ingranaggi! Wow! Guardate che forza! Si muovono tutti insieme, anche se io sto toccando solo questo qui. Visto? Si muovono e si aiutano a girare a vicenda. Wow! Più veloci! È proprio un gioco divertente! Questo posto è incredibile! Guardate qua sopra! Sembra che ci sia un tunnel nel soffitto! Io mi sto divertendo un mondo, ma penso che voi e io dovremmo provare anche il tunnel! Già! Ok? Allora andiamo! Wow! È piuttosto difficile muoversi su queste reti! Ehi! Mi sembra di aver individuato un oblò che dà sulla zona acquatica! Infatti, è proprio un oblò! Ciao ciao! Da quassù sembra che la zona acquatica sia un'elica gigantesca! Wow! Che cosa buffa! Beh, è fantastico, perché quando eravamo laggiù ci sembrava fatta solo di isole e oceani e di acqua, ma vista ora da una diversa prospettiva... Già, una diversa prospettiva vuol dire un modo diverso di guardare, oppure un modo diverso di vedere le cose. Già, dall'alto, con una prospettiva differente, la vediamo come un'elica gigante! Wow, che posto fantastico! È tutto traballante! Balla, balla, balla! Che sciocco! Wow! Abbiamo attraversato il ponte giallo e ora ci spostiamo dall'altra parte! Andiamo!
questo è fantastico! È un enorme triangolo viola! Già! Guardate! Il triangolo ha tre lati! Uno, due e tre! Wow! Oh, qui c'è qualcuno! Ciao! Io sono Blippi, tu chi sei? Ciao Blippi, piacere! Io sono il favoloso Andreas! Piacere di conoscerti, Andreas! Wow! Stai giocolando! Oh sì, in effetti sto giocolando! Andreas è un giocoliere veramente bravo! Sei troppo gentile, Blippi! Ma in realtà giocolare con tre palline non è così difficile! È questione di esercizio! Esercizio! Si comincia con una sola pallina! Ok! La lancio in aria, vedi? E la prendo al volo! E poi, se sono pronto, ne uso due! E poi, quando mi sento davvero pronto, posso aggiungere la terza pallina! Ecco, ci siamo! Veramente incredibile! Beh, Andreas, sei bravissimo, ma che cos'altro fai qui? Oh, faccio un sacco di cose divertenti! Dedico gran parte del mio tempo a inventare intrattenimenti per le persone che vengono a visitare il museo! Bene, buono a sapersi, perché anche noi siamo qui per divertirci! Dunque, cosa possiamo fare di divertente? In effetti ho la cosa perfetta per... Ti piace fare arte? Certo! Adoro fare arte! Ehi, magari possiamo creare un progetto artistico! Sono così emozionato! È un'idea perfetta! Vieni con me, andiamo nella sala dell'arte! Ok! Prima di tutto devi entrare qui! Grazie, Andreas! Molto bene! Ci siamo! Procediamo! Guardate dove sono! Mi trovo all'interno di uno studio d'arte! Questo posto è fantastico! Vediamo insieme che cosa c'è qui. Ci sono pitture di diversi colori con cui potremo dipingere tanti quadri meravigliosi e creare tante opere d'arte. Abbiamo della pittura rosa e anche un sacco di altri colori. Della pittura nera. E abbiamo del verde, con dentro delle stelle filanti. E abbiamo tantissimi altri colori. Abbiamo della pittura color oro, che è veramente brillante. Magari proviamo a pensare a qualcosa di davvero bello da dipingere con questa pittura oro. Ma prima dobbiamo trovare qualcosa da usare come pennello. Oh sì, ecco! Abbiamo un pennello e della pittura e... non ci resta che decidere cosa dipingere. Beh, potete cominciare con qualcosa di facile. Per esempio, vediamo... una bella... faccina sorridente. Ecco un occhio. Due occhi. E... un sorriso bello grande. Wow! È proprio felice! Dato che ora possiamo dipingere in tutta questa stanza, vediamo che cosa possiamo ricoprire di pittura. Ok, dipingerò la stanza completamente e so che sarà uno spasso! Allora, penso che mi serviranno due rulli e tantissima pittura. Al lavoro! Ora usiamo la pittura rosa. Ok. Dipingere è divertentissimo, soprattutto quando puoi farlo per tutta la stanza e fare un po' di disordine. Ma quando dipingete a casa, cercate di farlo sulla carta e non sul muro vero. Già, anch'io sto dipingendo sulla carta e non sul muro vero. È stato divertentissimo dipingere insieme! Hey! Mi è piaciuto tantissimo giocare con voi qui al Keaton Children's Museum di Santa Monica in California! Bene, siamo arrivati alla fine del video, ma se volete vederne degli altri, dovete soltanto cercare il mio nome! Ehi, fate con me lo spelling del mio nome? Ok, siete pronti? B-L-I-P-P-I!
Blippi! Bravi! Bene, ci vediamo presto! Ciao ciao! Blippi, seguimi e vedrai, ti divertirai. Blippi, Blippi, il mondo scoprirai, molte cose imparerai. Blippi!